trasformare le idee innovative provenienti dal mondo dell'università e della ricerca in realtà imprenditoriali. Questo è l'obiettivo di Seed Lab, il programma dedicato ai giovani imprenditori che quest'anno, per la sua seconda edizione, ha selezionato tra oltre 200 candidature 13 start-up che adesso potranno accedere a un corso di formazione e incontrare gli investitori. Tra le imprese scelte anche due provenienti dalla Toscana, Wizzy da Pisa, che mette a disposizione delle aziende del design un sistema per creare prodotti tecnologici rapidamente e a basso costo, e Amico Nostro da Firenze, che lavora nel campo della reputazione su internet. Amico Nostro è una tecnologia che permette, che vuole, diciamo, modificare il sistema della pubblicità, e lo vuol fare attraverso il concetto di reputazione online e in particolare per i negozi e il retail. Il trend mondiale è di credere sempre meno alla pubblicità e di credere sempre di più alle recensioni. Quindi so, casi tipo TripAdvisor ovviamente sono, diciamo, estremamente famosi. Su questo tipo di piattaforme però ci sono recensioni false, anonime, e soprattutto, diciamo, le recensioni non sono collegate agli acquisti. Quindi chiunque può lasciare una recensione. E quello che cerchiamo di fare noi invece è collegare le recensioni che vengono raccolte agli acquisti che vengono fatti, e in particolare lo stiamo facendo sugli acquisti che vengono fatti sul punto vendita, quindi offline. Quindi tu vai nel negozio di abbigliamento, ti compri il tuo vestito, la tua gonna, tutto in modo trasparente, l'unica cosa devi avere ovviamente una carta fedeltà del punto vendita, paghi, torni a casa e trovi sostanzialmente una mail che ti invita a fare una recensione sui prodotti che hai acquistato e una recensione sul punto vendita dove hai fatto sempre l'acquisto. Seed Lab, realizzato in collaborazione con gli Atenei di Firenze, Pisa, la Syracuse University e la Sant'Anna, offre ai selezionati un periodo di formazione accademica alla School Management di Trieste e una fase di incubazione intensiva presso gli spazi di Talent Garden Milano. A settembre le migliori 3 start-up saranno premiate con uno study tour negli Stati Uniti. L'idea nostra è quella di riuscire a formare, prima ancora di un investimento, diciamo, sostanzioso, ricercatori delle università italiane o ricercatori che vengono comunque dal mondo della ricerca non solo pubblica ma anche privata italiana, perché in qualche modo diventino imprenditori, abbiano tutti gli strumenti per creare le loro imprese basate sulla tecnologia. Questa ormai è la seconda edizione, quindi cominciamo a essere una piattaforma rodata, e devo dire che la prima edizione ci ha dato molte soddisfazioni, soprattutto agli imprenditori. E devo dire anche a noi investitori che stiamo cominciando a scommettere con i nostri investimenti su alcune di queste start-up. Le selezioni sono fatte un po' usando i criteri che ogni investitore utilizza nel momento in cui decide di fare un investimento. Quindi noi abbiamo dei requisiti molto stringenti per quello che riguarda la proprietà intellettuale, la capacità delle persone, non certamente il piano d'impresa, perché in questo caso il piano d'impresa lo creiamo insieme durante Seed Lab.